Non è facile rispondere alla domanda che cosa mi sta a cuore. Sono forse troppe le cose che mi stanno a cuore. Da un punto di vista egoistico, mi sta a cuore la calma, la tranquillità, la pace, il silenzio, la natura. Non ci sono, non c'è una sola cosa che mi sta a cuore, se si intende una causa o un, sicuramente non dirò, la pace del mondo o cose così, cioè che secondo me sono ovvie e dovrebbero stare a cuore probabilmente a tutti. Quindi parlo più del mio orticello, cioè a me sta a cuore di poter fare una vita semplice ma soddisfacente, mi sta a cuore potermi godere le piccole cose della vita. Non lo so, non lo so. Di che cosa ho paura? Ho paura della morte, della mia morte, ma anche della morte di coloro a cui tengo. Sarà banale, ma è così. Nel mondo sono talmente tante le cose che vorrei cambiare, ma mi rendo conto che il vero cambiamento da fare sarebbe cambiare la mia vita, cioè cambiare il mio modo di vedere il mondo, il mio modo di farlo intervenire nella mia vita. Quindi il cambiamento migliore sarebbe riuscire ad evitare che tutto ciò che nel mondo non mi va influenzi negativamente quello che è la mia vita. Che cosa hai in tasca? Quando hai jeans in tasca ho di solito una turmalina nera. E spesso anche una pietra di occhio di tigre, ma in senso figurato, in tasca ho sogni, desideri, entusiasmi di una ventenne, anche se ormai sono una cinquantenne.
Certo, spariamo. Il cinema, i cani. Così, uno ama la pace, la calma, e invece sempre questa banda, tutte le sere ce n'è una. Ma il mio diritto ad avere pace, il mio diritto a riposare, dove sta?